Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare questo video in cui sono una beauty guru, però degli ultimi anni 90. Ho pensato di fare questa cosa perché ultimamente stanno un po' tornando di moda gli anni 90, anche se ovviamente in una chiave più moderna, però alcune cose sono state ripescate, tipo dagli anni 90, ultimi anni 90 soprattutto. Per l'occasione sto indossando anche la mia bellissima collana di Sailor Moon. Io ho iniziato a truccarmi tipo nel 2003 alle superiori, però mi ricordo le mie amiche più grandi che si truccavano e so esattamente i prodotti che utilizzavano e so esattamente il trucco che facevano, perché era il trucco che volevo fare anch'io, però ero troppo piccola. Vabbè che anche quando ho iniziato a truccarmi nei primi anni 2000 non è che fosse tanto meglio la situazione, se dobbiamo proprio dirla, perché non avevamo i makeup tutorial su YouTube, non avevamo nulla. Comunque sì ragazzi, torniamo indietro nel tempo al 1999 e iniziamo questo makeup tutorial immancabile anche nel 1999, il mio Starbucks al caramello. Notiamo subito la prima cosa: il primer non esisteva, non sapevamo che cosa fosse, quindi andavamo direttamente a spiaccicarci il fondotinta in faccia. Rigorosamente doveva essere un fondotinta almeno di 2-3 tonalità più scuro della tua pelle, non chiedetemi perché ma era la norma, e possibilmente in mousse. Andavano tantissimo i fondotinta in mousse. Io applicherò questo, che è proprio in mousse, è di Dior, del Dior Skin Forever. Andiamo ad applicare il nostro fondotinta rigorosamente con le mani, perché non esistevano spugnette, i pennelli esistevano ma chi li usava all'epoca? Nessuno praticamente, quindi ecco, diciamo che questo fondotinta già potrebbe essere considerato un pochino troppo chiaro. Diciamo che andremo a rimediare la situazione poi con la terra, perché dobbiamo dare un aspetto più abbronzato alla nostra faccia, ok? Questo è il nostro obiettivo finale, è avere la faccia che sembra abbronzata. Poi se non sembra per niente naturale, perché il collo è bianchissimo, sono dettagli, non ha importanza. Dobbiamo risultare abbronzate e quindi questo fondotinta, appunto, pensavo fosse un pochino più scuro. Bonus point se riuscite a creare la linea di stacco tra il fondotinta e il collo. Questo sarebbe proprio l'ideale, però appunto bisogna essere bravissimi nel truccarsi per riuscire ad ottenere questo effetto. Quindi io ci provo. Poi, correttore, userò questo di Fenty Beauty, che in realtà è un fondotinta, è il Match Sticks. Il correttore rigorosamente in stick, e rigorosamente non sappiamo applicarlo, quindi lo metto a caso così sotto gli occhi. Sfumiamo rigorosamente con le mani. Adesso, come vedete, non siamo ancora riusciti ad ottenere la nostra linea di stacco, quindi dobbiamo andare un pochino più forti a rinforzare questa differenza di colore. Praticamente vado a prendere la mia Naked Skin Shape Shifter di Urban Decay e ovviamente andiamo a prelevare una terra, che in questo caso ci farà anche da cipria. Ovviamente non vado a scegliere una terra che è sottotono freddo e che quindi mi fa un effetto naturale. No, vado a scegliere una terra che è molto arancognola, rossiccia, e che mi faccia l'effetto che vogliamo, cioè l'effetto abbronzato. Non vado a fare un contouring, perché non si sa manco che cosa sia nel 99 il contouring. Vado semplicemente con un pennello a caso, proprio quello che trovo a caso, possibilmente tipo di mia mamma, una roba del genere, così. Vado a prelevare un bel po' della mia terra, praticamente rosso, e vado a stenderla per fissare il mio fondotinta sopra appunto il fondotinta, ok? Come se fosse una cipria, però noi utilizziamo la terra perché comunque va a... oh mio Dio, perché comunque facciamo una passata un po' più veloce così non è troppo arancione, così non divento Trump. Ma questo era, ecco, diciamo che un po' il mood è Trump praticamente. Una cosa che è molto molto importante, molto molto importante, ok? Non andiamo mai, mai e poi mai a sfumare il nostro fondotinta né verso l'orecchio, ma ancora peggio verso il collo, assolutamente no. Ricordatevi che dobbiamo avere la linea di stacco tra viso e collo. Questa è una cosa
importantissima. Ok, adesso sono soddisfatta del mio incarnato. La linea di stacco si vede abbastanza bene, tutto sommato. Potrebbe essere meglio, però diciamo che abbiamo fatto del nostro meglio. Poi, sempre con il correttore, in realtà mi sono dimenticata di andare a disegnare le mie sopracciglia, perché è molto importante. Queste sono spessissime, andrebbero spinzettate tantissimo. Dovremmo togliere praticamente metà del sopracciglio, ok? Questo sopracciglio è assolutamente, assolutamente out e non accettabile nel 98-99, ok? È assolutamente inaccettabile. Andiamo a ritoccare con la nostra terra. Adesso, per le sopracciglia, ovviamente noi non sappiamo che esistono negli anni 90 500 miliardi di tonalità per le sopracciglia e che non sono tutte uguali, ok? Ma per quanto ci riguarda, noi prendiamo una matita a caso, qualsiasi colore, più scuro è meglio è tendenzialmente, però prendiamo una matita a caso e andiamo a disegnare le sopracciglia. Qui molto molto importante, ragazzi, farle super super sottili, quindi le mie purtroppo si vedono sotto, ma dovete calcolare che sono completamente out. Anche qui bonus points se riuscite a farle tipo ala di gabbiano, quindi senza angolo ma abbastanza rotondeggianti. Non abbiamo applicato il blush, ragazzi, questo non va bene perché bisogna sempre applicare il blush. Possibilmente se è in crema è meglio, ok? Non chiedetemi perché, ma se è in crema è meglio. Ovviamente stavo pensando di prendere un pennello, come ho potuto, ovviamente con le mani. Questo è di NYX, è il Rouge Cream Blush, e vado ad applicarlo ovviamente senza sfumarlo troppo, ok? Ah no, non si sorride perché all'epoca non si sapeva neanche come applicarlo il blush, quindi vado praticamente ad applicarlo sulla mia guancia senza sfumare troppo e senza salire troppo, perché l'effetto Heidi praticamente ci piace, ok? Degli anni 90, è proprio quello che vogliamo, quindi andiamo a insistere un pochino perché se non si vede qui non è blush, ok? Ok, siamo a buon punto, ragazzi, adesso iniziamo a truccare gli occhi. Naturalmente non sappiamo che cosa sia un primer per gli occhi, ok? Non esiste sta cosa, quindi andiamo ad applicare un matitone, questo è l'Indelible Stick Eyeshadow di Wycon. Ricordatevi che deve essere un matitone assolutamente pearlescente, deve avere il glitter, ok? Non esistono robe matte, quindi andiamo ad applicarlo completamente a caso, ma la cosa più importante è che andiamo a portare il colore assolutamente fino a sotto il sopracciglio. Deve essere tutto uguale, ok? Quindi lo stesso ombretto per lato, rigorosamente, mi raccomando, deve andare su tutto l'occhio fino a sotto il sopracciglio. Se ci sono segni non vi preoccupate perché non sfumiamo noi nel 1999. Poi, ombretto. La scelta dell'ombretto è molto molto importante, ragazzi, per noi nel 1999. Deve essere un ombretto che, uno, non vi valorizza per niente. Possibilmente, se avete in mente la ruota dei colori, deve essere lo stesso colore dei vostri occhi, così praticamente non ve li fa risaltare per niente. Ovviamente anche questo deve essere perlato, glitterato, ricordatevi, matte non esiste. E io vado a prendere questa palette che è la Urban Decay Stone Vibes e vado a prelevare questi ombretti, sono perfetti perché sono tutti super pearlescenti, e vado ovviamente, siccome ho gli occhi azzurri, vado a prelevare l'ombretto che meno me li farà risaltare e va super di moda l'azzurro chiaro, e quindi vado ad utilizzare questo rigorosamente anche qui senza pennelli. Eccolo, questi ragazzi sono gli ombretti perfetti per gli anni 90, ok? Super super metallizzati e chiari. In realtà abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta perché potrebbero andare bene tutti, però per il mio occhio il colore che più ci sta bene sarebbe questo azzurro chiaro, che in realtà è l'ombretto che mi fa risaltare meno gli occhi, ma noi non vogliamo mettere in risalto gli occhi, vogliamo mettere in risalto l'abbronzatura, quello l'abbiamo già fatto. Il nostro obiettivo è far vedere che ci siamo truccate.
Non che quello che ci mettiamo in faccia ci stia effettivamente bene, ok? L'importante è che si veda che sappiamo truccarci. Quindi andiamo a mettere, appunto, perfetto, perfetto direi. Andiamo a mettere questo bellissimo ombretto super metallizzato anche qui fino al sopracciglio. Ricordatevi, questo è molto molto importante e deve essere sempre lo stesso colore che abbiamo messo sulla palpebra mobile. Non possiamo andare a cambiare ombretti, cioè nel 1998, nel 1999 noi non sappiamo che cosa siano gli ombretti a diverse colorazioni, cioè mettiamo un ombretto singolo su tutto l'occhio, non esistono altre tonalità, prendiamo un altro ombretto su... non esiste sta cosa, ok? Quindi andiamo ad applicare molto semplicemente, ok, no, se poi sbavate un po' non fa niente, tanto con la terra scura non si vede un tubo. Per quanto riguarda gli ombretti abbiamo finito, non abbiamo la minima idea di che cosa voglia dire appunto usare più di un ombretto, non abbiamo la minima idea di che cosa voglia dire applicare l'ombretto sulla linea inferiore, perché mai, è una cosa strana, boh. Quindi questo è il nostro look finale per quanto riguarda gli ombretti. Naturalmente andiamo ad applicare la matita, io vado ad utilizzare la matita di Mulac, e questa è in colorazione Shiva, è un bellissimo nero. La cosa importante qui, molto molto importante ragazzi, focalizzatevi, la matita non va sfumata, quindi dobbiamo fare un tratto bello deciso, assolutamente non dovete partire sottili, ok? Andiamo a fare un bel tratto deciso dall'inizio alla fine della rima delle nostre ciglia, non andiamo assolutamente oltre, ok? Possiamo iniziare la linea abbastanza spessa già all'inizio dell'occhio, perché altrimenti non si vede, non avrebbe senso. Ok, arrivati qui dobbiamo stoppare, ok? Codina non esiste. Ok, direi che è perfetto notare come non sono andata oltre la linea delle mie ciglia, non sono andata troppo in alto, ma è comunque bella spessa. L'importante è che non andiate a sfumarla, mi raccomando. Ok, matita applicata, adesso potete scegliere voi se volete applicarla anche all'interno dell'occhio oppure no. Io la applico anche all'interno dell'occhio, naturalmente solo nella rima inferiore, perché quella superiore non sappiamo manco che esista. Ok, perfetto direi ragazzi, perfetto. Adesso passiamo naturalmente al mascara. Quello che utilizzo io è il Wonder Woman di Kiko. E qui con il mascara dobbiamo stare attenti, perché preferibilmente dobbiamo ottenere dei grumi nel mascara, ok? Quindi cercate uno di quei mascara tutti appiccicosi e che si asciugano molto in fretta. Se riuscite a sbavare un po' con il mascara e un po' vi va sull'ombretto, bonus points anche qua. Non so questo come sia perché è la prima volta che lo utilizzo. Ok, mascara applicato, non fa tanti grumoletti questo mascara, quindi per il 1999 non va benissimo. Una cosa molto molto importante comunque in linea generale è non truccare mai la linea inferiore delle ciglia, quindi no ombretto, no mascara, niente di niente, ok? La linea inferiore delle ciglia non sappiamo neanche che si possa truccare. Adesso ragazzi, un'altra parte molto impegnativa sono le labbra. Naturalmente negli anni 90 non possiamo truccare le labbra, proprio è un grandissimo no, non possiamo truccare le labbra senza applicare prima la nostra matita. È importante che la matita sia molto 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 scura ragazzi, mi raccomando. Se è dello stesso colore delle vostre labbra non va bene, se è di una tonalità o due più chiare delle vostre labbra non va bene, se è di una tonalità o due più scura delle vostre labbra non va bene, deve essere scurissima, ok? Almeno tre tonalità più scure delle vostre labbra. E vado a prima le abbiamo completamente naturalmente cancellate, e adesso andiamo a fare il bordo con la nostra matita. Questa è di Mesauda ed è l'Aqua Kiss numero 109, come vedete è un bellissimo bordo scuro. Vado a disegnare il mio contorno, una cosa molto importante ragazzi, perché so che nel 2020 eccetera va di moda ingrandire le labbra, ok? Ma noi negli anni 90 le vogliamo come sono, quindi non andiamo a fare l'overlining, restiamo all'interno del nostro bordo. Se riuscite a far tremare un po' la mano e non andare proprio perfetti, punti extra anche qua. Ok, arrivati a questo punto, ho fatto un bordino un pochino più spesso così si vede meglio. Arrivati a questo punto voi penserete ovviamente andiamo a sfumare la matita. Assolutamente no! Se avete pensato questo vuol dire che non avete capito. Ve l'ho detto che noi negli anni 90 non sfumiamo niente, ok? Quindi così deve rimanere il nostro bordino, però naturalmente andiamo ad applicare il nostro
gloss, mai rossetto, ok? Negli anni 90 si applica il gloss, anche questo come gli ombretti deve essere glitterato, sbrilluccicoso, ok? E traslucido, in modo che si veda meglio la matita sotto praticamente. E andiamo ad applicare, questo è un lip gloss di MAC e il nome è Out of This Pearl. Più appiccicoso è, meglio è naturalmente. E andiamo a stenderlo direttamente sopra. Ok, la cosa importante è che si veda lo stacco tra la matita ed il nostro gloss. Non vogliamo che sia una cosa impercettibile, ok? Perché se non si vede che abbiamo messo la matita e poi il gloss sopra, non ha senso. E adesso andiamo semplicemente a strofinare le labbra così e... come potete notare, questo è il risultato perfetto perché si vede sia la matita che il gloss, c'è lo stacco, quindi si vedono entrambi e gli occhi sono veramente perfetti perché sono metallizzati ed è esattamente il trucco che volevamo ottenere. L'importante è che non andiate mai ad abbinare occhi e labbra. Gli occhi li fai come vuoi e le labbra le fai come vuoi, non vai ad abbinare colori, tonalità, eccetera, non ha assolutamente senso. Arrivati alla fine, naturalmente non spruzziamo nulla perché non sappiamo che cosa siano gli spray fissanti, e questo è il nostro trucco finale. Poi, se vogliamo sistemare anche i capelli, dobbiamo avere una linea perfetta, la riga deve essere perfettamente in mezzo alla faccia, ok? E poi possiamo tirare indietro tutti i capelli e far scivolare davanti soltanto due ciocche, cosa che mi dicono andrà tanto di moda anche negli anni tipo 2021, però noi facciamo così già adesso negli anni 90. Questo è il nostro, ok, il nostro risultato finale anche per quanto riguarda i capelli. E questo è quanto per il trucco di oggi, ragazzi. Adesso posso uscire, sono molto soddisfatta di come è uscito questo trucco, veramente perfetto. E adesso posso uscire, vado al cinema a vedere Titanic per la settima volta. Questa è una cosa che facciamo tantissimo negli anni 90, ok? Facciamo a gara per chi va a vedere Titanic di più, ok? Ho amiche che sono a quota 16, io sono solo a quota 7, 9, una roba del genere. Comunque, questo è quanto per il video di oggi, fatemi sapere tutto nei commenti, spero davvero che vi sia piaciuto. Voi probabilmente penserete che io stia esagerando, ma fidatevi che questo era il modo in cui ci si truccava negli anni 90, quindi questo è quanto, mia family, spero davvero che vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio grandissimo, scrivetemi tutto nei commenti se vi truccavate così, se le vostre amiche si truccavano così, se vostra mamma si trucca così, ditelo perché per me è veramente super super interessante, mi fa troppo ridere questa cosa, le differenze già in non così tanti anni, ma veramente le differenze per quanto riguarda il trucco sono abissali. Quindi mi raccomando, aspetto i vostri commenti, io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte 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 e ci vediamo domani in cui tornerò con la mia macchina del tempo al 2021. Ciao.